Pazienza. Allora, anzitutto, come sempre, per il nostro bene, per il bene di tutti, facciamo il rito delle mani con la mucchina. Io lo faccio insieme a voi. Prendiamo la mucchina, anzi Veronica prenderà la mucchina e ve la porterà. Quindi seduti, composti, pazientate. E Veronica farà questo, così, poi voi chiudete la manina perché mi scappa tutto, infatti a me mi è scappata, e poi questo grande omino lo fate, basta che tenete ferma la mucchina e fate così, mi raccomando, bene bene, così, girate. Io ho fatto più veloce perché sennò soltanto io. Voi lo farete un po' più con calma, vi aspetto un po'. Aspetto un po', mi raccomando. Ve lo faccio rivedere come dovete fare, anche se ve lo farà vedere anche Veronica. Ha mucchina sulla manina e voi la chiudete perché sennò vi scappa tutta quanta. E poi facciamo questo movimento, mi raccomando, bene bene, al centro. Ok, adesso che ci siamo fatti le manine, possiamo fare il nostro
nostro momento di rilassamento e concentrazione. Oggi lo facciamo un po' diverso. Ascolteremo sempre i rumori dall'esterno, però io vi suonerò prima qualcosina, poi sentiremo i rumori dall'esterno, intanto che vi suono e poi sentite i rumori dall'esterno, voi vi concentrerete. Ok? Partiamo. I miei mi dovete proprio scusare perché io sono un poco smemorata, perché la canzoncina dell'inizio io quella ho suonata, ma noi non ci siamo salutati cantandola. Siamo pronti per cantarla ormai, di fare il nostro rilassamento? Mi raccomando, tutti in cerchio che la cantiamo. Ci siamo? Adesso ascoltiamo i rumori di fuori. Un minutino. Due.
4. Cinque. E stop. Molto bene, bimbi. Adesso ci mettiamo con questa concentrazione a prendere gli strumentini in silenzio, piano piano. Il tavolo grande è sempre lì, quindi troverete gli strumentini sempre a disposizione. E piano piano, senza accalcarvi, scegliete lo strumentino. Ricordatevi sempre che chi prende il tamburo grande è il capogruppo o la capogruppo, perché anche una femminuccia può essere un capogruppo, mi raccomando. Prendiamo gli strumentini. Avete preso tutti gli strumentini? Adesso ci mettiamo tutti in cerchio e il capogruppo inizia a fare il saluto col suo strumentone, con il tamburo, e sceglie lui dove poi vuole far continuare il giro, se alla sua destra oppure alla sua sinistra. Come lo decide? Guardandoci, ok? Quindi inizia il capogruppo o la capogruppo e poi pian piano tutti quanti gli altri. Aspettate sempre che il compagno vi guardi, non vi sovrapponete mai, questa è la regola, come quando si parla. Si aspetta sempre che l'altro finisca di parlare. Ok? Pronti, pronti? Via!
giustissimo. Avete fatto tutti il saluto? Ok. Ovviamente, come vi ho detto l'altra volta, se Veronica decide che non avete fatto bene, ve lo farò rifare. Intanto noi andiamo avanti, ok? E adesso facciamo l'improvvisazione. Anche qui il capogruppo comincia a dare il tempo. Poi partono gli altri strumenti che hanno il ritmo. Quando il ritmo si è deciso, partono gli altri strumentini che hanno la melodia. Se volete potete anche metterci la vostra voce, ok? Fare qualche melodia, volete, non lo so, fare un'esclamazione, urlare, cantare, quello che volete, ok? Via! Ok, direi che con l'improvvisazione ci siamo. Adesso facciamo una cosa che
non facciamo da tantissimo tempo, ma io mi ricordo che a voi piace tantissimo, cioè il gioco dello stop e via. Vi ricordate? Io inizio a suonare, voi vi muovete a tempo di musica e io poi improvvisamente smetterò di suonare e voi dovrete fermarvi subitissimo. Ok? Mi raccomando, non vi sbagliate. Tanto c'è Veronica che vi segue, quindi seguite Veronica e iniziamo. Tutti fermi? E uno, e due, pronti pronti? Si riparte? Eravate abituati, Pronti, pronti, che si riparte! In posizione! Pronti, partenza e... Siete tutti fermi, fermi? Chissà, chissà. Pronti che si riparte! Forza, forza, che aumentiamo la velocità e siamo quasi alla fine! In posizione che si parte! Forza, forza, ultimo sforzo, ultima corsa, l'ultima volta! Via! Thank you.
martedì prossimo, sperando che non ci siano nessun tipo di calamità naturali e di contrattempi. E il video vedete dopo su YouTube, perché come al solito c'è sempre qualche imprevisto, per cui la mattina non riesco mai ad essere puntuale con i vostri incontri, però per fortuna riesco sempre a mandarvi a Veronica. E però magari la prossima volta mi impegnerò per mandarveli su YouTube, così ce l'avete già, ok? Allora, non dovete mettere gli strumenti a posto, perché lo fa Veronica. E facciamo una nostra canzoncina del saluto, della fine. Siete pronti, pronti? Facciamo la nostra canzoncina del saluto!